Salve, oggi volevo sottolineare questo aspetto dell'Eucaristia. L'Eucaristia rivela a ciascuno di noi il senso della vita, che non è affatto una cosa scontata. Dice, perché vivi tu? Noi sappiamo di essere immersi in una cultura che ci dice ogni giorno che noi siamo frutto del caso, dell'evoluzione, non so di che cosa, siamo precipitati qui della necessità, delle leggi di natura, siamo un'espressione del nostro DNA, frutto di non so che catene. Ora, chi è che può vivere bene con questa idea in testa che è falsa? Palesemente falsa, nessuno scienziato serio dice più queste cose, però ce le dicono i media, ce lo dice la scuola e quindi ne siamo profondamente convinti più di quanto pensi. Perché certe cose non si risolvono solo nella testa, dice ma io lo so che non è così, non basta, bisogna vivere una realtà diversa e per vivere questa realtà diversa bisogna accogliere l'Eucaristia. L'Eucaristia ci trasforma in questo senso, ci libera da questa sciocca visione delle cose. E come fa? Ecco, volevo richiamarmi a due designazioni della celebrazione dell'Eucaristia. Una è quella orientale, si chiama la Divina Liturgia, che alla lettera significa il servizio di Dio, il servizio divino, non il servizio che noi facciamo a Dio, ma il servizio che Dio fa a noi. Per questo si chiama Divina Liturgia, eh? Dio non ha bisogno del nostro servizio. Va bene, e perché si chiama così? Se vai in una messa celebrata secondo il rito orientale te ne accorgi subito, cioè è circondata dalle icone che risplendono dell'oro, è piena di incenso, dura a lungo, si canta molto, è un'eucaristia in cui si fa presente il cielo, si ha come se si aprisse il cielo e tu vivi questa dimensione vera dell'eucaristia e che il cielo è aperto. Vedi, il Signore Gesù, che è il protagonista dell'Eucaristia, è il Verbo di Dio che si è fatto uomo. Allora l'Eucaristia ha una dimensione storica, quella che viviamo noi, ma anche una eterna. Per questo è presente il sacrificio di Cristo e la sua risurrezione ogni volta che celebriamo. È una finestra aperta, l'Eucaristia, sull'eternità. Congiunge il mondo di Dio, che è eterno, col mondo nostro, che è temporale, che passa. È questo che dà il senso della vita. Cioè la nostra vita non è un fenomeno biologico che nasce a un certo punto e finisce a un certo punto, ma è aperta al cielo, cioè all'eternità. Gli atti che compiamo noi, le nostre scelte, rimangono, sono importanti, in eterno, specie il bene che facciamo. Noi sappiamo una cosa, passa il male da questo mondo, il bene resta e entra nell'eternità. E se noi stiamo dalla parte del bene con l'Eucaristia, passiamo in questa eternità. Questo significa che l'Eucaristia dà senso alla nostra vita, quindi ci dà una missione. Sai che la parola messa viene dal finale della messa in latino, ite missa est, ora inizia la missione. Cioè hai visto il cielo, lo scopo della vita, fai la tua missione. Qual è la nostra missione? Di tutti i cristiani, non di preti, monaci, eccetera, di tutti, fare presente il cielo, l'eternità. Il perdono, l'amore di Dio a questo mondo che non lo conosce. A casa tua, coi tuoi figli, coi tuoi genitori, con gli amici, dappertutto. Se hai questa prospettiva, la vita cambia, acquista senso. Vale la pena vivere, vale la pena pure soffrire, attraversare momenti difficili, ma la meta è il cielo, la liberazione, il volto di Cristo che ci aspetta, la piena rivelazione dell'amore. E questo non è solo per te, è per tutte le persone a cui Dio ti manda la messa. Ti benedica il Signore e ti protegga.